buona settimana amici di News F1, anche questa settimana siamo in pista, ancora una volta in Italia, questa volta ci spostiamo sulle colline della Toscana, andiamo al Mugello. Per la prima volta questo circuito famosissimo, soprattutto nel mondo del motorsport, infatti si corre in MotoGP, fa il suo debutto in Formula 1. Una presenza straordinaria quella nel calendario 2020, appunto del circuito del Mugello. Sappiamo bene che la maggior parte del calendario è stato stravolto a causa appunto del Covid-19. Si corre moltissimo quest'anno in Italia, infatti la scorsa settimana si è corso a Monza, questa settimana siamo al Mugello, mentre poi a fine ottobre saremo a Imola. Il circuito del Mugello, è stato costruito nel 1914, anche se la configurazione attuale è risalente al 1974. Il circuito vanta 5.245 metri, equamente diviso tra curve e rettilinei. Dislivelli è una sede, stradale che presenta, diversi dossi. È un tracciato molto tecnico che piace moltissimo ai piloti di MotoGP, tanto è vero che nel 2011 è stato nominato il Best Grand Prix. Le due arrabbiate sono le curve più veloci in cui le nuove Formula 1 potranno addirittura raggiungere 260-270 km orari. Il Gran Premio del Mugello sarà anche occasione di festa, infatti, durante pr proprio questo Gran Premio si celebrerà il millesimo, GP disputato dalla scuderia di Maranello. Per l'occasione non verrà apportato nessun aggiornamento, dalla scuderia Ferrari, l'unica cosa che cambierà rispetto agli altri Gran Premi è la scocca, infatti, il colore, sarà celebrativo e sarà uguale a quello dell'autovettura nel 1950. Per quanto riguarda la scelta dei pneumatici, c'è moltissima attesa. Infatti, Mario Isola ha già confermato che Pirelli, tra l'altro, è title sponsor dell'evento e soprattutto la scelta è ricaduta su pneumatici di C1, C2 e C3. Questo perché le temperature saranno molto elevate, quindi probabilmente, anzi sicuramente, gli pneumatici andranno in forte stress e quindi per evitare è stata scelta la mescola più dura, anche perché essendo un debutto sia i piloti che i team hanno un'incognita rispetto a come reagiranno. Mario Isola si è detto molto emozionato rispetto a questo Gran Premio proprio perché su questo circuito il 1 agosto del 2010 vennero fatti i primi test appunto per gli pneumatici da utilizzare in Formula 1. Ricordiamo anche che questo circuito è utilizzato soprattutto per i test anche dalla Ferrari. I temi che verranno affrontati durante questo weekend in Toscana sono tanti. Il primo fra tutti sarà sicuramente la Ferrari. La Ferrari a Monza è andata peggio del previsto. Infatti, dopo solo 4 giri, Sebastian Vettel è stato costretto al ritiro a causa di un guasto ai freni. Charles Leclerc, a causa di un incidente, tra l'altro pericolosissimo, è uscito non tanti giri dopo. Beh, questa è una situazione ancora più grave rispetto a quella da cui si arrivava da Spa. Questo perché la SF1000 dimostra di essere anche una vettura pericolosa per l'incolumità dei piloti. Leclerc è stato dichiarato fit, quindi potrà prendere parte senza problemi al Gran Premio del Mugello. La dirigenza non ha battuto un colpo, Mattia Binotto, sempre diplomatico, non si spinge, non si assume mai le responsabilità di una macchina che è carente sotto ogni punto di vista. Tra l'altro è importante evidenziare che in un weekend in cui la Mercedes, soprattutto la domenica, non ha brillato, la Ferrari, a causa dei problemi di inaffidabilità della vettura, non ha saputo neanche cogliere l'occasione. Che invece è stata colta alla grande da Pierre Gasly, il quale sta facendo benissimo quest'anno. Dopo la retrocessione, se così possiamo chiamarla, dello scorso anno, dalla Red Bull all'Alfa Tauri, il ragazzo francese sta dimostrando di essere all'altezza e chissà che l'anno prossimo torni in Red Bull. Proprio in questi giorni ci sono state delle dichiarazioni di Helmut Marko, il quale ha detto che non è previsto un rientro di Gasly, ma viste le prestazioni di Albon, ci sembra strano che per il prossimo anno il francese non verrà preso in considerazione.
Benissimo, anche i due McLaren, Lando Norris e soprattutto Carlos Sainz. Carlos Sainz, infatti, dopo un'ottima qualifica, ricordiamo che partiva dalla terza posizione, è arrivato secondo, anche se probabilmente con un paio di giri in più poteva anche minare, la posizione di Gasly. Questa McLaren funziona bene, quello che funziona bene non è solamente la macchina, ma soprattutto il team. Basta farsi un giro e vedere anche i video che loro realizzano per rendersi conto che sono un team molto molto ben coeso. In terza posizione infine c'è Lance Stroll che conquista un importantissimo terzo posto. Per quanto riguarda invece l'argomento Mercedes, in casa Mercedes malino, diciamo, mentre invece era andata abbastanza bene la qualifica con Hamilton in pole position e Bottas in appunto in seconda piazza, non hanno saputo concretizzare. Ricordiamo che questo è stato il primo Gran Premio in cui è stato escluso l'utilizzo del party mode. Che cosa vuol dire? Vuol dire che per quanto riguarda la power unit devono utilizzare la stessa mappatura sia nel giro secco, quindi da qualifica, che durante la gara. Probabilmente, anzi sicuramente, è stata utilizzata una mappatura meno aggressiva, anche perché contavano di fare l'1-2 con Hamilton che alla partenza, insomma, prendeva il largo e Bottas dietro a fare da scudiero. Non è andata esattamente così, questo perché Bottas ha dormito durante la partenza, non è stato mai incisivo, si faceva sorpassare, non riusciva poi a sorpassare. Lewis Hamilton è stato penalizzato con 10 secondi, questo perché il pilota non ha rispettato la chiusura della pit lane ed è entrato per fare il cambio gomme, mentre la pit lane appunto era chiusa per consentire lo spostamento dell'autovettura di Kevin Magnussen. Caso ci troviamo ad affrontare un errore che ha una duplice responsabilità. Da una parte c'è appunto l'errore del pilota, ma sicuramente la maggior parte della responsabilità è da attribuire al team che non ha avvertito immediatamente il pilota. Nella gara 2, quindi che è ripartita dopo l'incidente di Leclerc, Hamilton quindi ha dovuto, dopo aver scontato i 10 secondi, affrontare una rimonta. Da ultimo è riuscito a piazzarsi settimo, mentre invece il suo compagno Bottas è rimasto inchiodato al quinto posto. Un risultato per lui veramente deludente, dal momento che lui non sfrutta neanche quelle poche occasioni in cui il suo compagno, il pilota inglese, diciamo, sbaglia. Anzi, malissimo in casa Red Bull. Ricordiamo che loro ogni anno propongono: quest'anno vinceremo il mondiale, quest'anno vinceremo il mondiale. Beh, quest'anno un disastro. Non hanno approfittato della fine del party mode, anzi, hanno fatto un passo indietro rispetto alle scorse gare. Max Verstappen, infatti, è stato costretto al ritiro. Speciale va all'Alfa Tauri, la scuderia di Faenza è stata bravissima a conquistare questa vittoria, sicuramente l'ha conquistata con tanta fortuna, ma è stata molto meritata. Hanno compiuto la scelta giusta che infatti alla fine ha pagato. Ricordiamo che l'Alfa Tauri non vinceva dal 2008, proprio a Monza, infatti fu Sebastian Vettel a conquistare la prima vittoria.